Bentornate, bentornate, bentornata a parlare nel mio canale. Come avete visto, questo sarà un video, come avete capito dal titolo, della makeup bag del mese, non del mese di maggio, ma di tutto il periodo estivo. Perché? Cosa è successo? Mi sono resa conto che per quanto riguarda queste cose mensili, preferiti del mese, la makeup bag del mese, i più usati di qua e i più usati di là, io non ho così tante cose diverse da un mese all'altro, soprattutto in estate, anzi, più andremo avanti con i mesi e più cose toglierò dall'utilizzo quotidiano. Ed è per questo che praticamente ho deciso di salutare i video della makeup bag del mese fino a settembre. Riprenderemo con l'autunno quando inserirò più cose, perché adesso, ora di agosto, tipo, la mia makeup bag sarà ridotta a tre cose. Credo che l'abbiate già visto dal video scorso, ho deciso di creare una serie di video tip dell'estate. Abbiamo iniziato con la beach bag, poi man mano adesso ne vedrete altri. Non saranno tutti muti e gesticolati, ma ci saranno anche alcuni video parlati. Venendo al video in questione di oggi, io mi sono organizzata in questo modo. Siccome tra un po', fra ferie e weekend vari, ho bisogno di avere già tutte le cose pronte da prendere e mettere in valigia, mi sono organizzata anche con la makeup bag, ed eccola qua. La tengo tutti i giorni sulla mia postazione trucco. Ah, un'altra cosa, ve ne sarete accorte anche che non sono più riuscita a registrare Get Ready With Me, video in cui insomma mi trucco, vi faccio vedere quello che faccio durante il giorno, per due motivi. Il primo motivo è che non faccio nulla, nel senso che la base è praticamente sempre uguale, gli occhi sono truccati sempre uguali con un po' di matita sfumata oppure a volte un paint pot color naturale e tanto mascara. Secondo motivo, non ho il tempo. A parte che il caldo a me mi ammazza, quindi mi toglie ogni energia fisica. E poi la mattina potrei registrare questo genere di video, ovviamente la mattina, prima di andare a lavorare. Solo che ho sonno, ho troppo sonno. Ho provato a registrare ed erano più le cose che mi cadevano, più me ne sono accorta quando ho fatto l'editing, cioè quando ho provato ad editare il video, più i pezzi che dovevo tagliare perché sbuffavo da una parte, mi arrabbiavo da là, quindi no. Di prima mattina io non devo fare nulla, vi beccate qualche foto su Instagram così ogni tanto, ma basta. Ci vediamo ho pensato a qualche video di Get Ready With Me quando sarò in vacanza. Intro lunghissima, bando alle ciance, makeup bag. Eccola qua. Ho dato questa makeup bag bellissima in questo tessuto completamente lavabile, perché io ne ho tante, come penso tutte, no? Ne abbiamo tantissime di queste pochettine. Fondamentalmente la maggior parte sono di stoffa. Mi si rovescia qualcosa, mi si sporca tutto. E io odio profondamente i trucchi miei sporchi, figuriamoci, no. Allora, la apro e prendo tutto random, quindi come viene viene. Prima cosa che mi salta all'occhio è il mio primer, lo Shadow Insurance, che uso quando sia per fare le sopracciglia che come base occhi. Io lo metto generalmente sempre sugli occhi, anche se poi non li vado a truccare realmente, però comunque ce lo metto, via. Due correttori, sono i miei due correttori che sto utilizzando. Ho finito lo Studio Finish Concealer, che sapete che è il mio correttore preferito, e siccome ho il cassetto di fondotinta e correttori che straborda, ho detto no, non lo ricompro, cerco di finire quelli che ho. E così sto finendo il Touche Magique di L'Oreal, che è quello con il pennellino. Io non credo lo facciano ancora, però mi informerò. Mi piace tantissimo, infatti non ricordo perché non l'avessi più utilizzato, però vabbè. Poi questo qui invece è
quello di il Perfect Luminous Concealer di Dolce & Gabbana, che uso semplicemente non come correttore ma come illuminante, perché un colore è molto chiaro, bianco, e lo uso sotto il sopracciglio, sullo zigomo, qui sul ponte del naso, arco di Cupido, solo per illuminare. Per quanto riguarda la base, io ho abbandonato completamente qualsiasi forma di base cremosa, liquida, in tubo, in qualsiasi misura e consistenza, perché come l'estate scorsa sono passata al fondo in polvere. Nello specifico io utilizzo quello di Shiseido della linea Solare. Ed è questo qui, il mio colore è più chiaro, l'SP40. Ci sono due tipi di compatti, quello con lo scatolino azzurro, che è quello in polvere, però non è il classico fondotinta in polvere, è una polvere quasi cremosa, non mi va a seccare tanto la pelle, cosa che invece molti fondotinta in polvere mi fanno, quindi non me lo riesco neanche a spiegare, andrebbe proprio toccato. Non è un opacizzante, è un waterproof, quindi comunque dura tutto il giorno, cosa che altri fondotinta in polvere, per esempio nel mio caso, cioè acqua fresca, non fanno. L'altro tipo di compatto, questo ha un fattore protettivo 30. L'altro tipo di compatto invece è quello arancione, che è una crema molto leggera, compatto in crema, ha un fattore protettivo 6. Quindi anche questo, è anche per questo motivo che preferisco quello in polvere. Poi c'è ancora l'Eyeliner Sur di MAC, che come vedete sta un po' finendo, cioè finirà, boh, forse, chissà, e quello lo uso per il contouring. Invece, come potete notare, questa apparenza di abbronzatura, adesso mi scriverete ma che, è data dalla terra, e io uso le beige di Chanel, e il colore è il 40, anche questo, che non è il più chiaro, però è uno tra i chiari. Come fard invece sto utilizzando questo qui di Yves Saint Laurent, che è il numero 5 ed è praticamente rosso. Dovrebbe chiamarsi anche rouge se non sbaglio, forse ho detto una cagata, però questo qui. Perché le gotine rosse mi danno un po' questa parvenza di... ho appena preso il sole. Poi... allora... il mio paint pot di MAC, questo è il Soft Ochre, sì, che sta finendo, che uso come base tutti i giorni quando non voglio truccarmi, lo metto su tutta la palpebra, un po' anche sotto e via. Poi come ombretti, io ho semplicemente tre ombretti. Il primo è un duo di Inglot, che conoscete già perché ve l'ho già fatto vedere, composto dal Matte 354 e dal fucsia glitterino 495. Il 495, che è appunto un fucsia, lo utilizzo anche come blush oppure semplicemente anche come ombretto, perché mi piace tantissimo il fucsia all'attaccatura delle ciglia. E invece questo qui matte lo uso o tutti i giorni per spolverarmi, quindi farmi un trucco neutro, oppure in combinazione, o sotto l'arcata sopracciglia, insomma ha un colore passepartout. L'altro colore invece è un vecchissimo ombretto di L'Oreal, della linea L'Oreal, questi pigmenti pressati, ed è un colore rosato corallino, stupendo su tutto l'occhio. Io lo metto su tutto l'occhio, lo sfumo un pochetto, un po' di glitterini Collistar e via, ed è il numero 017 Sweet Strawberry. Citati prima i glitterini Collistar, perché secondo me mi risolvono sempre tutti i trucchi che non so mai come fare. Questi qua me li risolvono sempre. Matite 1, 2 e 3. E sono la mia storica matita BU, quella prugna. La Kajal di Collistar, che voglio finire anche questa. E la Crayon Call di Lancome, nel numero marrone. Delle Crayon Call fanno solo la marrone, la nera e una turchese, quindi non vi potete sbagliare perché non fanno 5.000 colori.
Sono ottime tutte e tre. Durano tantissimo sull'occhio e dentro l'occhio, cosa che in estate io sono molto soggetta alla lacrimazione, cioè mi lacrimano soprattutto dalla primavera all'estate, continuo a lacrimare, non capisco il motivo. Quindi ho bisogno di qualcosa che resti, non dico tutto il giorno, ma almeno 2, 3, 4 ore. E quelle sono testate e approvate. Poi l'ombretto per le sopracciglia, anche questo Highlander Brown Down di MAC. E niente, mi si è rotto, così continuo ad andare in giro con questa cosa che mi sporca tutti i beauty, però vabbè, è l'unico colore che mi piace, che è più simile al mio colore di capello. Poi un eyeliner, e io come eyeliner ho scelto la Dior Show Art Pen, che è quella appunto con questo pennino così molto lungo, molto carino, facilissimo da applicare se siete un po' poco pratiche all'utilizzo dell'eyeliner, e soprattutto perché fa tutto da solo poi fondamentalmente, quindi buono. Dulcis in fondo 850.000 mascara. Allora, no, 50.000 no, ma 3, 4, 5, 6. Dior Show Lash Maximizer, base di Dior, che sapete io adoro. Il mio Clinique Bottom Lash, mascara per le ciglia inferiori, che anche questo adoro. Un mascara Borgogna, il volume di Chanel nel numero 30. Un altro volume di Chanel nel numero 10 nero. Un Dior Show Blackout di Dior nero. È un mini Pupa Vamp che mi sta dando tante soddisfazioni. Nero, ovviamente. Il Pupa Vamp l'ho sempre un po' snobbato, non so perché, però devo dire, cavolo, che mi fa proprio dei bacciglioni, quindi promosso. E nulla, ragazze, quindi questo è tutto quello che mi porterò avanti fino a settembre. Per quanto riguarda i trucchi, ovviamente poi ci sono delle cose che magari aggiungo per una serata specifica o per una giornata in cui mi gira bene, però sarà il kit di sopravvivenza che porterò in giro anche in vacanze quando partirò prossimamente. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!